Ed eccoci, torniamo in onda con il nostro Instant Focus, ci prendiamo una breve pausa dall'analisi consueta che facciamo dei mercati per interessarci invece di un argomento molto importante d'attualità. In particolar modo in questo nostro focus tratteremo di trasporti e logistica, un settore di cui si discute sempre più spesso anche perché è coinvolto, ecco, toccato direttamente da alcuni eventi importanti che sono accaduti negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni, come la pandemia e la guerra. Com'è il presente, ecco, del settore della logistica, ma soprattutto come sarà il futuro? Beh, sempre più legato alla tecnologia, alla digitalizzazione. E di tutto questo parleremo con un esperto del settore, ovvero Luca Batello, presidente e CEO di Circle Group, che ringrazio per essere qui con noi oggi. Grazie a voi, è un piacere. Ecco, diciamo due parole riguardo a Circle Group, un'azienda molto importante, società genovese che è specializzata proprio nello sviluppo di soluzioni software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale della logistica intermodale. Quindi, insomma, questo è un po' il settore di riferimento. E ecco, abbiamo creato questo binomio logistica e digitalizzazione, tecnologia, un binomio per quanto riguarda l'Italia che non sembra procedere, ecco, a braccetto, almeno questo è lo stereotipo, cioè che l'Italia sia un po' indietro per quanto riguarda la digitalizzazione nel settore dei trasporti. Ma le chiedo, è effettivamente così o sulla spinta, ad esempio, del PNRR, qualche passo in avanti è stato fatto? Allora, mi fa molto piacere affrontare e condividere questo argomento perché è un tema sulla quale, soprattutto quando siamo all'estero, noi lavoriamo molto, diciamo, in un contesto europeo e anche nord africano. Come dire, il sentiment diffuso è questo che lei racconta. Diciamo che negli ultimi anni sono stati fatti, per fortuna, dei passi avanti molto importanti. Noi nel nostro piccolo, pensiamo di aver contribuito e ci fa piacere aver contribuito sia in un ambito portuale, sia in un ambito di logistica intermodale, sia in un ambito ferroviario. Per cui diciamo la storia dice che l'Italia non ha saputo ancora sfruttare al meglio quella che è il concetto che ci raccontiamo spesso di essere posizionati come piattaforma logistica naturale al centro del Mediterraneo. Gli ultimi anni hanno vissuto uno stravolgimento clamoroso delle catene logistiche a livello internazionale. E hanno riportato all'attenzione quotidiana l'importanza nel mondo delle spedizioni, nel mondo dei trasporti, nel mondo della logistica. La componente digitale, che prima era importante, oggi è diventata imprescindibile, e per fortuna dei grandi passi avanti sono stati fatti. Cito degli esempi molto concreti, perché poi è giusto parlare di cose reali. Ci sono una serie di porti nell'arco del Tirreno, per esempio, penso a Savona, Genova, La Spezia, Marina di Carrara, cui stiamo lavorando moltissimo, che negli ultimi anni sulla componente, per esempio, di spinta a un maggiore utilizzo delle procedure digitali e delle procedure intermodali, hanno fatto dei passi avanti molto importanti. Sono partiti dei primi treni che ora raggiungono direttamente mercati extra Italia, quindi penso alla Svizzera, penso all'Austria, penso alla Germania, e questo ha fatto sì che, diciamo, i grossi player, parlo delle industrie che a livello internazionale stanno orientando gli investimenti rispetto a dei porti e delle catene logistiche correlate multimodale, siano tornati a guardare con grande interesse l'Italia. Un'altra area di grande evoluzione è l'area dell'Alto Adriatico, dove Ravenna, Venezia, Trieste stiamo lavorando tantissimo. Tenga conto che, per esempio, a Trieste i treni negli ultimi 2 anni sono raddoppiati. Quindi c'è una componente fortissima, diciamo, il 90% di queste merci vanno fuori Italia, vanno in Austria, vanno in Baviera, in Ungheria, in Repubblica Ceca. Quindi c'è un forte recupero di efficienza e di attrattività da parte dell'Italia rispetto a quello che è un mercato logistico-trasportistico internazionale che sempre di più chiede soluzioni integrate, interoperabili, digitali, ottimizzate, che è quello sulla quale abbiamo investito, stiamo investendo e stiamo espandendo il nostro posizionamento alle nostre evoluzioni. Chiaro, ecco, capiamo dal suo discorso che digitalizzazione sicuramente è uno dei termini chiave in questo momento per il settore e lo diventerà sempre di più, ovviamente, con l'esplosione poi di tutto quello che è connesso all'intelligenza artificiale, al learning machine. Noi chiediamo sempre ai nostri ospiti che vengono da settori diversi qual è l'impatto, ecco, quale sarà l'impatto. Io lo chiedo naturalmente per il settore della logistica. Un impatto sicuramente molto profondo, che
che sta iniziando già a dare dei frutti molto concreti in due ambiti fondamentalmente, quello delle ottimizzazioni che già oggi sono possibili in maniera molto forte negli ultimi migli, quindi l'ultimo miglio gomma, l'ultimo miglio ferrovia, dove oggi quelli che vengono chiamati Decision Support System permettono a parità di infrastrutture materiali, che sono quelle che hanno dei alti costi, diciamo, fissi, e delle componenti evolutive che hanno dei tempi molto lunghi, permettono oggi di, aiutando gli operatori che rimangono il cuore, perché poi l'intelligenza umana che pianifica a monte e ottimizza a valle, rimane decisiva, però possono fare una grande differenza. Noi, per esempio, abbiamo lavorato molto sui porti che citavo prima, sull'ultimo miglio ferroviario, e si recupera un buon 20-25% di efficienza, quindi il numero di treni gestiti a parità di infrastruttura. Questo in un momento decisivo in cui stiamo attendendo che si completino le opere infrastrutturali legate al mondo del PNRR, è un elemento che porta efficienza concreta immediatamente agli operatori, immediatamente alle industrie, e permette di spingere anche su una componente più green, cioè una componente Certo. intermodale che sfrutta di più le autostrade del mare, che sfrutta di più la componente ferroviaria, che mantiene una centralità su quello che è l'ultimo miglio lato gomma, ma che permette di efficientare molto il tempo complessivo, quello che viene chiamato tecnicamente transit time, delle merci dal punto di partenza al punto di arrivo. E questo rende ancora più attrattivo quell'insieme dei sistemi logistici di cui parlavamo prima. Ecco, lei citando la parola green mi ha dato un assist perché inevitabilmente dobbiamo parlare anche di sostenibilità legata al mondo dei trasporti, anche perché io parlo, ecco, soprattutto delle zone portuali, insomma voi siete di Genova, insomma una città portuale per eccellenza, sono ormai delle entità in via di trasformazione, delle entità sempre più complesse, no? Non solo più solamente degli scali commerciali, ma anche proprio dei veri hub di produzione energetica. E voi, ecco, dal punto di vista della transizione energetica, state facendo molto, siete coinvolti anche in progetti che riguardano proprio il green, che riguardano la blue economy. Ce ne vuole parlare, ecco, in qualche caso specifico? E allora, ci sono, diciamo, vari filoni da questo punto di vista. L'acceleratore del Next Generation EU, poi declinato, diciamo, del PNRR, c'è stato sicuramente. Il grosso deve essere ancora fatto nell'ambito dei prossimi 3 anni, che sono, come sappiamo, il 2024-2026, entro il quale devono essere, diciamo, completati tutti i vari progetti. Allora, un filone è sicuramente quello del green, in cui sempre di più, nell'ottica di un maggiore utilizzo delle forme di trasporto meno inquinanti fondamentalmente, tutte le grandi industrie stanno, anche a fronte della direttiva europea che obbliga fra il 2025 e il 2027 ad affrontare il tema degli ESG in Sì. maniera obbligatoria, con tempi diversi, modalità diverse, ma che comunque vorranno affrontare un po' tutti gli attori. Questo è un grande filone sulla quale uno dei progetti concreti che siamo riusciti a mettere a disposizione immediatamente di tutti i nostri clienti, dei nostri partner, è quello di una misurazione in tempo reale, sia in termini preventivi, quindi nel momento in cui un'azienda fa un booking, fa una prenotazione, la possibilità di un calcolo e di un confronto fra una modalità tutta camion, diciamo fondamentalmente, come sappiamo ancora molta parte della logistica è, Sì. rispetto a delle modalità che utilizzano autostrade del mare piuttosto che ferrovie. Questo viene fatto a monte in termini di pianificazione e a valle in termini di reportistica di dettaglio, che è quella che poi calcola in maniera puntuale. Noi abbiamo una serie di connettori e di interoperabilità con gli attori poi del trasporto, in maniera tale da sapere quale diciamo, è il consumo puntuale a fronte di quelli che sono i reali mezzi che sono stati utilizzati. Questo è un grande filone che è appena partito e che crediamo avrà un'enorme crescita nei prossimi anni, con soluzioni concrete che permettono davvero di monitorare efficienza da una parte e carbon footprint, come Sì. viene chiamato. Il secondo filone è quello delle comunità energetiche. È un filone che è appena partito fondamentalmente, è un filone che comporterà proprio la creazione, oltre che di una comunità digitale, di una comunità energetica legata a una serie di nodi, che possono essere nodi in primis portuali ovviamente, ma anche di nodi logistici intermodali. Questo è un ecosistema, diciamo, che va oltre quello logistico-trasportistico, va oltre quello che è il tema della digitalizzazione, dell'efficientamento, e crea proprio un'opportunità, esigenza di sharing di quella che è la generazione di fonti di energia più green e di utilizzo che si collega, se volete, al componente del cold ironing, quindi la possibilità che diciamo, il PNRR sta sbloccando in maniera progressiva nei vari porti italiani di far sì che le navi in avvicinamento e in attracco nei vari porti, nelle varie banchine, possano spegnere, diciamo, la generazione di bordo e sfruttare fondamentalmente l'energia prodotta a terra. Questo
Questo crea ovviamente un collegamento diretto di questi due argomenti col terzo argomento, la generazione a monte di quelle che sono fonti di energia verdi e pulite, perché ovviamente soprattutto gli standard che sono stati introdotti, che stanno evolvendo, diciamo, dal punto di vista marittimo soprattutto, ma che poi riguarderanno le varie forme di trasporto, pretendono non solo che l'ultimo miglio energetico, diciamo, sia generato in maniera green, ma che l'intera filiera fondamentalmente. Questo fa sì che il tema della comunità energetica, che quindi va a a ottimizzare l'approvvigionamento energetico con delle fonti green che permettono all'intera catena di fruire, diciamo, di una modalità green, è un tema particolarmente importante. E credo che si creeranno nei prossimi anni delle modalità anche molto innovative di partnership pubblico-privato, di project financing, di PPP, cioè delle modalità in cui ci sia una collaborazione fra gli attori e anche fra il pubblico e il privato, nell'ottica di andare a gestire degli ecosistemi energetici che permettano di raggiungere sì gli obiettivi green, pur in un contesto ovviamente di sostenibilità economico-finanziaria che Certo. permettono di andare oltre quello che è, diciamo, il grosso volano degli investimenti eccezionali che ci sono stati e ci saranno nei prossimi 3 anni, creando un modello poi che sia sostenibile nel tempo. Chiaramente, ecco perché gli obiettivi no, che ci si pone attraverso proprio il PNRR sono veramente importanti ed ambiziosi. Ci si chiede anche in quanto tempo si riuscirà a raggiungerli, perché come ha sottolineato si tratta proprio di creare poi una filiera green, insomma, ecco, che non coinvolga solo l'ultimo passaggio, l'ultimo miglio, ma che coinvolga tutta la catena, una cosa che non è semplice da realizzare. Diciamo che il PNRR sta dando diversi stimoli, diversi impulsi, anzi è stato determinante e ci ha dato una svegliata paradossalmente, anche purtroppo la pandemia ha avuto dei risvolti positivi. Una svegliata e un impulso anche riguardano la consulenza. Voi ecco, avete anche tutta una serie di attività che riguardano proprio questa parte, questa fase, ecco, anche qui se ci vuole parlare nel concreto. Nel concreto mi piace dire 3 cose, diciamo. Un primo aspetto riguarda una serie di contesti italiani che per tutta una serie di motivi volevano e dovevano recuperare, diciamo, un posizionamento un po' più avanzato ed evoluto da questo punto di vista, per tutta una serie di motivi, una serie di porti del sud, per esempio. Noi, per esempio, stiamo facendo una serie di progetti molto importanti in Sicilia, abbiamo aperto una sede a Catania e credo che sia un'enorme occasione di recupero di efficienza, di efficacia, di posizionamento, di servizi che possono essere offerti alla comunità portuale, logistica intermodale, anche in una serie di aree che per tutta una serie di motivi in questi anni non necessariamente erano state apripista, diciamo, su una serie di filoni. Secondo aspetto è un aspetto che riguarda la smaterializzazione. Credo che c'è anche un aspetto normativo, oltre che un aspetto di puro PNRR. In Italia stiamo finalmente arrivando ad approvare, passati i consigli dei ministri, so che ha finito il passaggio al Senato e alla Camera, l'approvazione e il recepimento della lettera di vettura elettronica, quella che viene chiamata poi tecnicamente SMR, che permetterà di smaterializzare a monte e quindi di digitalizzare l'intera filiera del mondo della gestione dei trasporti tramite un oggetto che nasce digitale. Quindi ci iniziamo a togliere davvero strutturalmente quei tanti pezzi di carta che accompagnano ancora la merce. L'altro grande filone è quello che è relativo a un regolamento, invece, scusate gli acronimi un po' in inglese, ma la normativa comunitaria poi si riassume in termini inglesi, che si chiama FTI, che invece è un elemento di catena dei controlli fondamentalmente. Di qui al 2026, quindi comunque in tempi molto brevi, vi sarà l'opportunità di far sì che tutte gli scambi documentali informativi fra tutti gli attori della catena logistica di trasporto e le autorità che possono controllare la merce lungo il suo spostamento nella catena logistica intermodale diventino totalmente digitali, e il grande elemento di novità rispetto al passato è che questo regolamento stabilisce il diritto per gli operatori economici a trasferire queste informazioni in modalità digitale e il dovere per le pubbliche amministrazioni a recepirli e a gestirli in modalità solo digitale se l'operatore ha fatto questa scelta e rispetta tutta una serie di parametri e di standard. Questi parametri e standard, proprio un'attività di consulenza, abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere stati selezionati direttamente dalla Commissione europea come la realtà italiana, una volta tanto, che sta supportando Bruxelles nell'ottica di declinare questi standard in componenti tecniche di interoperabilità. E
e stiamo lavorando altrettanto in maniera molto concreta con il Ministero dei Trasporti italiano nell'ottica proprio di calarla nel concreto nei prossimi 3 anni. Quindi credo che cercando di, da imprenditore sono costretto, però ci credo molto, guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. È vero, ci sono tutta una serie di complessità di cui fin troppo si parla nei giornali in questo momento, credo che però serva uno slancio condiviso fra mondo delle associazioni e dell'impresa e i ministeri coinvolti per far sì che queste enormi opportunità che abbiamo davanti, queste estremamente concrete modalità di recupero, di efficienza che ci permette di raggiungere, se non superare, l'efficienza di certi porti di cui troppo spesso ci riempiamo la bocca nell'ottica di dire che loro sono meglio. Facciamo vedere quanto lavorando in maniera coesa, ma lavorando con l'intelligenza che noi sappiamo mettere distintiva, con una integrazione forte digitale della catena logistica, con quei guizzi di innovazione in cui sappiamo sicuramente di più di tanti altri contesti a livello internazionale, sfruttare poi la capacità innovativa che Chiaro, abbiamo che e ci che ci caratterizza. caratterizza, che calato in un contesto un po' più organizzato, un po' più strutturato, un po' più Certo. unito, questa è l'attività che cerchiamo di fare sia a livello consulenziale, sia a livello di prodotti di digitalizzazione, sia a livello di nostro percorso di crescita. Noi abbiamo superato le 100 persone focalizzate su queste cose di cui stiamo parlando giusto nell'ultimo anno, e traguardiamo degli obiettivi importanti. Credo che i prossimi 3 anni potranno disegnare molto di quelle che saranno anche le nuove professionalità che ci Certo. aspettano nel futuro. Nuove anche competenze, chiaramente. Per arrivare alla conclusione, ecco, di questo focus, io mi sono segnata, durante la nostra chiacchierata alcune parole chiave che riguardano già il presente, ma soprattutto, ecco, il futuro, dei trasporti, della logistica. Abbiamo detto digitalizzazione, sostenibilità, smaterializzazione. Le abbiamo citate tutte o c'è un'altra, insomma, che vuole aggiungere? Ah, a me piace molto la parola federativo, che fa un po' la grande differenza rispetto ai vecchi approcci. Al giorno d'oggi ci sono fin troppe applicazioni stand-alone, magari web-based, magari su un'app, magari sul telefonino, ognuna delle quali lavora in maniera ancora però molto separata l'una dall'altra. Noi crediamo che il futuro di questo settore, il futuro della digitalizzazione, il futuro di tutti questi argomenti sia un approccio fortemente federativo in termini di ecosistema, ecosistema digitale, ecosistema energetico. Il cuore, diciamo, di queste componenti è la capacità di fare squadra in senso buono, in senso di complementarietà, di un approccio condiviso e coeso a livello di comunità logistica, trasportistica, traguardando degli obiettivi in cui ognuno ha un proprio ruolo, ma Chiaro. il percorso è portato avanti assieme. Sfruttiamo l'intelligenza artificiale, che di cui tanto si parla, per le componenti in cui ha un senso che una macchina faccia delle attività al posto di essere umano, quando magari c'è di mezzo anche la sicurezza. Pensa a un nodo e un varco intelligente in cui bisogna controllare un codice di un container piuttosto che la targa. Quella è una cosa che può fare benissimo una macchina, che magari evita anche di dover scendere e correre il rischio di affiancare un mezzo che è in movimento, lasciando invece la componente di pianificazione a monte e di analisi del dato a valle, sfruttando alcune innovazioni in cui l'Italia, e ce ne cito una ultima, i corridoi a livello internazionale dal Nord Africa verso l'Europa, è uno dei temi sulla quale l'Italia di più sta lavorando da anni. C'è una collaborazione in corso con l'Egitto, un'altra con il Marocco, un'altra con la Turchia. Lì sì che noi possiamo fare la differenza, possiamo offrire delle opportunità di, come dire, ingresso tramite la porta sud dell'Europa, tutto il centro dell'Europa, in maniera più efficace e più, come dire, digitalizzata, innovativa di tante altre aree di accesso. Credo molto a questo percorso, credo molto al fatto che come europei in generale, come italiani in Certo, maniera particolare, avremo la parlare capacità. anche di ecosistema proprio nell'ottica della collaborazione e non della competitività, dobbiamo cercare, ecco, di cambiare sguardo in questo senso. Io la ringrazio molto per il suo intervento, Luca Batello, Presidente CEO di Circle Group, grazie ancora per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Bene, termina qui il nostro Instant Focus, naturalmente prosegue, la programmazione di Le Fonti TV e quindi mi raccomando, restate con noi dopo la pausa pubblicitaria.